Ciao a tutti, oggi sono qua in compagnia della Cibi, che là dietro non si vuole mostrare più di tanto, per parlarvi un po' di quella che è stata la mia esperienza a Mare di Libri quest'anno. Quest'anno ho partecipato a 3 eventi diversi che adesso vi racconterò e mi ero prefissata una sorta di TBR per conoscere meglio appunto gli autori che avrei poi incontrato. In particolare avevo intenzione di leggere L'albero delle bugie e La voce delle ombre di Frances Hardinge, Mio fratello rincuore i dinosauri e Gli squali di Giacomo Mazzariol. In più avevo anche in TBR, ciao Charlie, dove sei? Ciao Topolino. Dicevo, Petrademone di Mario Castagna e Storia di me e piccola donna di Beatrice Masini. Vi dico già che quest'ultimo libro non l'ho nemmeno letto, non ho fatto in tempo e non sono nemmeno riuscita a partecipare all'evento perché era in contemporanea con un altro, quindi ho dovuto fare una scelta. Il primo evento a cui ho partecipato è stato quello di Mario Castagna e Guido Sgardoli ed era dedicato ai demoni. È stato un evento per me molto interessante perché non conoscevo i due autori. Petrademone l'ho iniziato qualche giorno fa e sono arrivata soltanto adesso a metà circa. È una storia molto avventurosa, molto in stile Stranger Things. Se vi piace adorerete secondo me Petrademone, che è una serie, il primo insomma è quello che ho in lettura, è uscito poi anche un secondo e quest'autunno dovrebbe uscire il terzo. Comunque, come vi dicevo, questo evento era dedicato ai demoni e si sono fatti diversi riferimenti letterari, partendo da Dostoevsky, passando per Il Signore degli Anelli, Lovecraft, Frankenstein e così via, ed è stato un evento secondo me molto interessante sia per i giovani, perché comunque era un evento, tutto il festival in realtà è dedicato principalmente ai ragazzi, quindi ci sono stati dei riferimenti che secondo me, dei riferimenti universali diciamo, che potevano essere conosciuti, apprezzati dai giovani ma anche da quelli un pochettino più grandi. Si è parlato della diversa caratterizzazione dei demoni nella letteratura, nei film, nel cinema, nelle serie e così via, partendo dai classici demoni, mostri, no, che ci immaginiamo, delle creature comunque non umane, bruttissime, cattive, per poi arrivare invece a delle figure che sono giovani, belle, sembrano avere tutto dalla vita, ma sono dei demoni interiormente, nascondono diciamo una facciata più oscura e negativa. Arrivando poi anche a quei demoni che non sono veramente delle persone, ma possono essere, diciamo, la società, come nel caso di Frankenstein. Il secondo evento a cui ho partecipato è stato quello dedicato a Frances Hardinge, in cui non si è parlato di un solo libro in particolare, ma si sono fatte delle domande, diciamo, più in generale, e l'intervista è stata gestita direttamente da un gruppo di ragazzi. Una cosa abbastanza frequente nel Festival Mare di Libri, che secondo me è molto bella perché spesso si tende a sottovalutare i giovani lettori e a sottovalutare in generale anche la letteratura per ragazzi, pensando che sia qualcosa di infantile, di sempliciotto, mentre in realtà ci sono tanti titoli molto profondi e magari anche diversi. Nel caso dell'Hardinge le sue storie sono molto cupe, le protagoniste sono giovanissime ma hanno sempre a che fare comunque con un passato difficile, con una situazione familiare critica. C'è sempre poi un elemento abbastanza magico, diciamo, fantasy, però non sono delle storie prettamente fantastiche. Questa scelta dell'autrice, ad esempio, è stata criticata da alcune persone perché non rappresenta il classico romanzo per ragazzi, appunto ha delle tematiche un po' più profonde, un po' più cupe, e quindi certe persone sostengono che di alcune tematiche non si debba trattare, soprattutto con i ragazzi, e questo mi ha ricordato molto l'evento dell'anno scorso di Robin Stevens, in cui appunto l'autrice raccontava che non è facile scrivere dei gialli per ragazzi perché parlare di omicidi, di indagini così per un pubblico così giovane è molto spesso criticato. I genitori, gli adulti in generale tendono un po' a proteggere i più giovani da queste tematiche, quando in realtà non andrebbero così tanto protetti perché sono in grado di ragionare con la propria testa, il pubblico giovane è sensibile, pertanto va bene anche spingersi oltre la solita letteratura per ragazzi.
E questa cosa che raccontava appunto Frances Hardinge mi ha colpita particolarmente, come la sua scelta di voler scrivere per un pubblico giovane, perché l'adolescenza, la preadolescenza, sono momenti della vita che ti formano particolarmente, sono momenti di scoperta e citando appunto il suo intervento, spesso scopri di non essere esattamente ciò che ti hanno sempre detto di dover essere, e questa non è necessariamente una cosa sbagliata o strana. Di questa autrice ho letto L'albero delle bugie e ho letto le prime 100 pagine circa della Voce delle ombre, e in tutti i due romanzi le protagoniste sono appunto delle ragazze molto giovani, appunto in una situazione di difficoltà, ma che cercano in qualche modo di cavarsela, e soprattutto nell'albero delle bugie, parlo perché è l'unico che ho terminato per adesso, c'è un forte senso di rivalsa. L'ambientazione storica rende particolarmente difficile comunque la vita di queste giovani ragazze, che devono farsi strada essenzialmente in un mondo in cui, ad esempio nell'albero delle bugie, le donne vengono considerate inferiori. La protagonista Faith ha una grande passione per la scienza, ma le viene sempre impedito di approfondire perché appunto le donne sono troppo stupide e non si devono dedicare a questo, soltanto a pensare di trovarsi un buon marito e fare essenzialmente la moglie, madre e donna delle pulizie. Questa scelta dell'autrice l'ho apprezzata tantissimo, perché nel corso del libro comunque notiamo una forte crescita nella protagonista, che è una bambina in realtà davvero molto molto intelligente, più di tanti uomini. L'ultimo evento a cui ho partecipato è stato quello di Giacomo Mazzariol. Di suo ho concluso tutti e due i libri che mi ero prefissata di leggere, ovvero Mio fratello rincorre i dinosauri e Gli squali, due libri molto diversi fra di loro. Mio fratello rincorre i dinosauri è una storia molto personale ed è la storia dell'autore, che racconta il suo rapporto con il fratello minore, un bambino affetto dalla sindrome di Down, e questo libro nasce proprio da un video che ha girato Giacomo Mazzariola assieme al fratello, che è diventato poi virale. In questo video fa un'intervista, un colloquio di lavoro appunto al fratello, ed è un video veramente molto molto carino. Vi lascio magari il link, se non l'avete ancora visto, qua sotto in descrizione. Da lì appunto è nato questo progetto, il libro, che secondo me racconta con molta sincerità il rapporto fra questi due fratelli. Un rapporto che non è sempre stato rose e fiori, perché inizialmente i genitori hanno comunicato la notizia di questo nuovo fratellino dicendo che sarebbe stato speciale, e Giacomo si aspetta, no, un bambino con dei superpoteri, in realtà si trova un bambino come tanti altri. Non è facile aprirsi ed essere così sinceri. Questa sincerità mi ha ricordato tantissimo Non è te che aspettavo di Fabien Toulmé, in cui si tratta la stessa tematica però dal punto di vista del padre. Quindi se magari vi è piaciuto quel fumetto, vi consiglio di recuperare anche il libro. Certo, è stato scritto comunque da un autore molto giovane, ai tempi penso che avesse circa 18 anni, quindi si sente un po' questa cosa, però è un racconto secondo me molto intimo e molto bello. Gli squali invece è un romanzo di fiction, si tratta di uno young adult con protagonista un ragazzo che ha terminato il liceo e si trova in quella fase della vita in cui non sa che cosa fare, non sa che università scegliere, se scegliere un'università o se trovarsi invece un lavoro. In questo momento di indecisione gli viene in mente di creare un'app per aiutare le persone come lui a scegliere appunto il percorso post diploma, e questa app viene notata da un'organizzazione, una grande azienda che si occupa appunto di sviluppare delle applicazioni. Viene quindi chiamato a Roma Max, il protagonista di questa storia, per iniziare a lavorare più seriamente e sviluppare meglio la sua idea. È un romanzo, come vi dicevo, molto diverso dal precedente, che non mi ha fatta impazzire, devo essere sincera, molto probabilmente perché non mi ritrovo più così tanto nelle dinamiche, nei pensieri degli adolescenti d'oggi. Il mio percorso, che è magari stato diverso nella scelta dell'università, in generale nel percorso di vita, faccio veramente fatica, mi sono resa conto, a pensarla come la maggior parte degli studenti universitari di oggi, o in generale come la maggior parte dei ragazzi che escono dal liceo. Quindi probabilmente è stato un limite mio che non mi ha permesso di apprezzare appieno questa lettura, che secondo me un adolescente amerà particolarmente, perché si parla comunque di un momento delicato che coinvolge bene o male tutti. Però ecco, la visione che ho io
della vita in generale e soprattutto di questo momento in particolare della vita è molto diverso da quello che ci viene raccontato. L'incontro con l'autore è stato molto strano. Prima di incontrarlo ero quasi in soggezione, perché è un ragazzo comunque giovanissimo, è del 97, all'età di mia sorella, ma ha già fatto tantissime cose e ammiro tantissimo la sua presa, diciamo, di posizione nei confronti della vita. Mi ha dato proprio l'impressione di una persona molto ottimista. Io poi ho spulciato online, ho visto diversi suoi discorsi, interventi online, diverse trasmissioni, eccetera, e quindi aveva fatto un'impressione bellissima. Durante l'intervento, secondo me, forse perché appunto destinata ad un pubblico molto giovane, è emersa di più la sua età. Mi è sembrato piccolo nei miei confronti, perché è così, è molto più giovane, di me. Probabilmente questa differenza, non tanto di età ma forse anche di generazione, si è fatta sentire. È stato un intervento divertentissimo, con degli spunti molto interessanti su appunto il percorso da scegliere, e soprattutto ci sono state delle belle riflessioni sul mondo di oggi, soprattutto sul mondo virtuale, sulla possibilità che si ha nella vita di fare al giorno d'oggi veramente qualsiasi cosa, perché internet ti apre un po' le porte per qualsiasi mondo. E anche se sei nato in un paesino sperduto senza apparentemente alcuna opportunità, online invece sei una persona alla pari, diciamo, di tutte le altre. Insomma, al giorno d'oggi forse ci sono più opportunità per le persone rispetto ad una volta, forse è più facile farsi notare, anche se appunto internet è accessibile a tutti, quindi in questo gran mare spesso è difficile spiccare. Queste sono state, insomma, le mie impressioni sugli eventi a cui ho partecipato quest'anno, Mare di Libri, e brevemente la mia opinione sulle letture che ho affrontato per conoscere meglio questi autori. Devo dire che adesso sono super curiosa di leggere altro di Manlio Castagno, e soprattutto di continuare Petra Demone, visto che sono a metà, perché proprio come personaggio mi ha fatto un'impressione buonissima e mi ha incuriosita, quindi voglio approfondire. Fatemi ovviamente sapere nei commenti se avete partecipato anche voi a Mare di Libri, se avete letto uno dei libri che ho citato, ma soprattutto fatemi sapere se incontrare dal vivo un autore vi ha mai fatto cambiare idea su quest'autore, sia in positivo che in negativo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!